Torna per andare in via Vicer, poi fammi scappare via ogni pensiero. Attenzione, magari parti lui, poi vieni con te. Fino in fondo al cuore, l'altra. Ah, via, poi dopo. A forza di malizia cosa stai pensando? A quello che pensi tu, cara. Porco! A dormire ogni sera con un pigiama da seta, giapponese. E una penna stilografica. E perché con la penna stilografica? Perché che dici sempre a sua moglie, se non vengo te scrivo. Era bassissimo, no? Era bassissimo, triviale. 86 diffide, 3 arresti, 2 processi, 3 sospensioni, nonché la vigilanza speciale per 3 anni. Questo il bilancio del ventennale fascista di Angelo Ceccherini. Non facevo in tempo a mettere piede in una città che già un brigadiere era in attesa sulle soglie del teatro. Ma senti, non sarebbe che qua ti dicessi la storia, Qua la racconto. Ecco, basta, è scritto. Caro signore, vogliamo rimanere amici? Non scritturate Ceccherini. E mio nonno, che quando gli dicevano c'è una contadina che ha portato le fasce, cominciava a dar fuori da matto e diceva Codio! Per non entrare nella bestemmia. E tanto era arrabbiato antifascista, aveva dei problemi. Se lo incuccava sempre, eh? Lo portavano sempre via. Veniva a casa molto triste. Immediatamente dopo c'è signor Mario. Maestro! Ecco questa qua, bravo. Signor maestro, ieri la mia gatta ha fatto 4 gatini. No, questa è lui. Lui. Sentite del maestro. Signor maestro, ieri la mia gatta ha fatto 4 gattini, belli come i fascisti. Bravo Carletto! Ti proporrò il direttore per un encomio, vista la bella similitudine che hai fatto. Qualche giorno dopo il direttore convoca Carletto. Allora, dimmi Carletto, come sono i tuoi gattini? Bellissimi, signor direttore, belli come 4 socialisti. Ma come? Al tuo maestro non avevi detto che erano belli come 4 fascisti? Sì, ma proprio ieri ho aperto gli occhi. E via. La prima sospensione è già in agguato. Va bene. Succede il 27 a causa di questa barzelletta. Un contadino. Sperato che tu abbia l'altro giorno. Ceccherini, sul palco, racconta l'ultima. Sai papà, oggi ho sospeso le lezioni perché ci hanno fatto ascoltare una trasmissione alla radio di cui parlava il nostro Duce, ma non ho capito molto di quello che diceva. Una frase però mi ha colpito, quando ha detto, io vi ho liberato dalle catene. Quali catene, papà? Ma quelle che portavamo al panciotto. Al gilet, si sa. Al gilet, non si era mai detto al panciotto. Ma non però, al gilet, quelle d'oro! Quelle d'oro che portavamo sul gilet. Sul gilet? No. Tutti gli organi del partito funzionano, devono funzionare anche gli organi genitali! Ma c'è che ti starà lì a culo? Non se levo, non come no? No, ma è stato veramente... Sì. Ha pubblicato dei documenti stupendi, no? Poi la segreteria di Stato. Tutta la famiglia Maranzana sta tutto. Beh, e dentro il titolo che da giovane sta cacciando da due collegi. Perché sodomizzava No, perché è pederasta passivo, no? Cioè, parla di inventore della virilità. Pederasta passivo? Con poca grazia sintetizza il senso della grande campagna che è data alla famiglia e la potenza demografica. Mussolini predispone benefici a favore delle famiglie numerose, ma visti gli scarsi successi della campagna, soprattutto al nord, comincia a serpeggiare l'ipotesi di una tassa sui matrimoni. Bisogna dirglielo adesso per il leader pop, perché un'idea che l'ipotesi di una tassa sui matrimoni infecondi. E Ceccherini, come sempre, è pronto a dedicare alla ventilata nuova tassa una canzone. Che coccole che mi per esempio se foderia? Dico, quattro piai, mi fa di calà. Ecco, no, questo è tagliato. Il matrimonio da qui fino a poco, no. No, ogni donna corpo sarà una carta verde fabbricata 4-5 masci all'anno senza neanche protestare. Sta missione fa tanto onore alla moglie che capì, andando da lavoro anche senza del marito, sempre avanti mai di massa o così o viene tutto massa. Cassetta, eh? Cassetta. Tutto. Mario, nel giugno 53, cassetta. Siamo nell'opera, opera vigilanza e repressione antifascismo, bisogna anche dire. Svelare la sigla, sì. No? Sì. Poi, sempre cassetta Trieste in veste di guerra, molto bella. Mario, nell'aprile 42, preceduto la sospensione. Se durare così a lungo. La sentenza fu 2.000 lire di multa per l'inosservanza delle norme sindacali, un anno di reclusione con il beneficio del condono per le offese al duce. E mio nonno lo perdeva subito. Per fortuna il regime ha i mesi contati. La mattina successiva, il 25 luglio, ci furono manifestazioni spontanee di giubilo in città. Tullio Kedic, figlio dell'avvocato di Ceccherini, così racconta. E questa è una bellissima descrizione.
scoperto in mezzo alla folla, osannato, riconosciuto come una specie di Till Eulenspiegel che aveva detto sempre la verità, portato in trionfo, fu la sua giornata. E se le cose fossero andate diversamente dei mesi che seguirono, forse, forse, così egli gli avrebbe gli avrebbero fatto un monumento, alto, sulle braccia dei suoi concittadini, esagitato, raggiante, nel primo e ahimè, quanto provvisorio sussulto di libertà dopo la lunga notte della dittatura. Cassetta. Cassetta, a causa di tutti questi malanni. Sì, come no, dopo vedremo tutte le cose. Allora, arriva e partenza. Volete farla voi due? No, partite. No, perché? Ma falla te. Io preferisco le facciate voi due. Sì, va bene, va bene. Chi fa il partente, chi fa l'arrivante? Allora, chi fa il partente? Che buona aria che si fa a camminare la campagna. Buongiorno signor, lo scusi tanto, la batteria sta da questa parte. Sempre in discesa, 18 km, arriva proprio in centro della città. Grazie. Signor Boschetto, durante la guerra porta via gli alberi per far fuoco. Allora faccio un salto al caffè stella polare. Non si posa dentro gli americani. Allora do la coppa specie. Non si posa dentro gli inglesi. Andrò in galera. Non si posa dentro i triestini. E allora, visto che ho camminato tanto, mi sembra un poco di appetito, andrò a casa mia. E mi farò due ovi col gas. Non c'è più gas. Ma come non c'è più gas? Allora c'è una bella spargna e farò una tolada. No, se poi dopo la mezzanotte ti spoglio per strada. Allora sa cosa farò? Trovo una bella mula e la porto a casa mia. Non se poi tutte le mule disoccupate con le forze alleate. Accidenti, non mi era stato che ci appara la fila via dei colli. Non se poi per mancanza di gomme. E allora, oggi che sei dato sono stanco. Dato che sono stanco riposo. E domani mattina col primo vaporetto vado a Capodistria. Non se poi Capodistria estero. Perderò dalla prima treno che va a Udine. Non se poi Udine estero. Allora resta Trieste e mi cerco un buon impiego. Non se poi i miei impieghi ancora in mani fasciti. Ma allora non mi resta altro che buttarmi in una foiba. Non se poi tutte le foglie piene, esaurite. E allora la vedi di vecchio scopo qua che mi torno a Trieste. E se appunto per questo che mi vado in Cina. E ragazzo, meglio con lui. Accambiatemi insieme. E qua, qua se magna, vuole cantare. E qua se bevi, qua se magna, qua se magna, qua se bevi. E qua se magna, e qua se bevi, e qua se magna, e qua se magna, e qua se bevi, qua se magna, qua se bevi, qua se magna, qua se magna, qua se bevi, qua se magna. Sì, per non avere imbriagone. Era un po' complesso, la situazione del dopoguerra triestino, per poter identificare un obiettivo preciso contro cui far schioccare la linguazza del Cechelin, menando pendenti a destra manca, Cechelin finirà per ritrovarsi solo e quando il 23 giugno del 47 la polizia alleata della Venezia Giulia spicca un mandato di cattura contro di lui, Cechelin aveva già abbandonato Trieste. Ascoltarli, riascoltarli, facendomi raccontare dai miei parenti, da cugini, zie, nonne, attraverso i racconti di questo comico io sono venuto un po' a conoscenza di quello che accadeva in un periodo abbastanza inquieto nella terra dove sono nato. Quindi ho continuato questa ricerca, poi ho conosciuto Renato, io ho preso delle cose, le ho messe nei miei spettacoli e lui e loro, Duizio e Sarti, hanno fatto questo libro e mi sembra che sia giusto che l'abbiano fatto perché è un comico di cui si è persa la memoria, mentre invece era molto molto importante. Io inizierei la lettura così, da qui. Sì, se mi viene in mente altro lo dico. Allora, chi comincia? Si comincia il allora, no, devo cominciare a me. Sì. Allora, ai disgraziati che leggi sti quattro versi strambi, non voglio che per caso con Dante a me i me scambi. Neanche con Carducci, né Torquato Tasso, perché in confronto a loro son sai, assai più in basso. Nella prima guerra mondiale, durante la prigionia a Graz, nelle baracche del campo di Katzenau, Cechelin prende l'abitudine di scrivere. Scarabocchia, su fogli sparsi, al riparo da sguardi indiscreti. La linguazza già si prepara a colpire senza scrupoli, mirando dritto al bersaglio. Metafore? Allusioni? Roba da poeti. Cechelin non ambisce a quell'universo. L'appetito poetico di Cechelin. I celebri poeti ed mezza vigogna li trova assai poetico quando che uno sogna. Tutto quel che a me mesè malinconia, tutto l'ori i trova adatto a mettere in poesia. Colori,
Più di me sia competenti che in questo punto qua sente i budei un dopolastri fritti e per trovare la rima a questa riga qua un chilo di polenta con quattro bacalà e fra una pironada e un rosigon trincarsi in allegria un litro di quel buon. Segheri nasce nel 1894 nel cuore di Civitavecchia, Civitavecchia. Sarà il suo mondo, scuola di vita, scuola di teatro, serbatoio di umori. È il mondo dei venditori ambulanti, della piccola malavita e degli ubriachi, imbriagoni, che affolleranno le sue canzoni, dei tipi strambi, pomati, miniera inesauribile di spunti comici, dei monelli di strada, la mularia, che sintetizzerà nella macchietta e il mulo Carletto. Carletto! Carletto! Dove si è ficcato porco il mulo? Eccomi papà, cosa devo al papacci? Do bravo tesoro conti, come sei andato a scuola con l'esame? Ti che ha passato classe? Altro che papà, di seconda sono andato in prima. Oh, bravo, pulito! Oggi però sono andato in quarta. Oh, e come mai? Ho sbagliato porta. Tesoro, e la pagella? Tutto 10. E il maestro mi ha detto, parliamo di musica. Quante sono le note musicali? Le note musicali sono 6. Do, mi, fa, sol, la, si e re e resi a Lisbona. 10. Come si chiamava quel bambino che a Genova ha lanciato un sasso contro gli austriaci? Quel bambino una volta si chiamava Balilla, adesso si chiama Fiat 508. 10. Passiamo alla storia patria. Dimmi, che cos'è Roma? Roma è la più grande trattoria d'Italia perché la immagina tutti. A Roma sei molto appetito. 10. A proposito di Roma, dimmi cos'è il Colosseo. Il Colosseo è una rovina di Roma. E che cos'è il Palatino? Il Palatino è la rovina di Roma. E che cos'è Montecitorio? Montecitorio è la rovina d'Italia. 10. Dimmi, quali sono i più potenti re del mondo? I più potenti re del mondo sono 3. Re Edoardo, Re Fosco e Re Mengo. 10. Passiamo alle tribù selvagge. Qual è la tribù più selvaggia e cannibale del mondo? La tribù più selvaggia e cannibale del mondo è la tribù Taglia. 11. Civitavecchia è il mondo delle osterie. Niente a che vedere con l'atmosfera viennese che si respirava nei caffè e nelle birrerie. Clima popolare, ruspante, quello delle osterie, dove sfilano in allegria artisti girovoli di ogni genere e specie. Suonatori, cantanti, buffi, giocolieri, acrobati, prestigiatori, illusionisti, contorsionisti. Insomma, l'embrione del varietà prima che approdi ai teatri, fruito da Ceccalin ancora bambino. Ceccalin, che mai ambì alla poesia, fu il vero poeta di Civitavecchia. Molto spesso tra uno spettacolo ed un altro, ad esempio, Ceccalin esce dal teatro per la sua irrinunciabile porzione di mussoli. Mussoli frutti di mare che venivano venduti all'aperto per le strade della Civitavecchia. E dappertutto. Mussoli è una cosa meravigliosa, non ci sono più ancora più. I frutti di mare piuttosto grandotti sembrano dei pezzi di pietra, no? Che venivano cucinati in delle caldaie e nascosti e custoditi dentro dei sacchi di juta, no? E la gente andava a ciapparla calda, come si dice, perché siccome erano bollenti col freddo, stavano nei crocicchi dove fischiava la bora, che la bora non ha direzione, a mulinelli, no? Fischiava, guarda, vedevo una dei mussoli ciapparla calda, allora lì c'è pietra. Poi si tirava via in una specie di coperchio e tirava fuori questo meraviglioso e si beveva il mare caldo che stava dentro. In questo. Scusate, ma bisognava perché molti non sanno che cos'è.
Allora, finito di mangiare i muscoli, magari rientra in teatro dove si recita per caso una commedia intitolata La Mussolera, la venditrice di muscoli, appunto. Un poeta organico, Ceccherini, perché di quel mondo egli è parte integrante e lo rappresenterà senza peli sulla lingua. Vuol dir che l'ase fatta per ascoltar, e se la lingua fuori come freccia, se il suo mestier non se la vuol frenar, che colpa vo se tutti sti discorsi, che fa la gente se ne dirse mal, mi conto tutto ma senza rimorsi, com'è che parlo un vecchio pappagal, se no che fossi la mia linguetta che porta in giro la barzaletta, pari a Trieste un'impression di un vecchio trainer senza balon. Se mi non fossi con sta mania le novità chi ve porteria, in fondo a tutto sto ciaccolon se un benemerito dell'istruzione. Mi fra la gente son come il vento e porto in giro quel che mi sento, se ve li spiali ascoltemi a me, troppe l'orecchia e si ha. L'androna del pane, dove era nato, un tempo era chiamata androna della rissa, con malizioso riferimento al soprannome di una bella donna, circa Ricciola, Ricciolona, no? Ai piaceri che dispensava della sua dimora a chi la frequentava a pagamento. E girando l'angolo si trovava in via Malcantò, che sarebbe cattivo angolo, sarebbe. Via Malcantò, fra l'altro là viveva la mia famiglia. Via Malcantò, mio nonno e mia nonna. Via Malcantò doveva il suo nome ai malviventi che un tempo, quando ancora resistevano le antiche mura, vi si appostavano di notte, tanto che era sconsigliabile transitarvi per chi avesse avuto anche una sola banconota nel portafoglio. Trieste, nido di malfattori, trasformato in una grossa e fiorentissima comunità cosmopolita. Aveva scritto Stendhal che a Trieste aveva abitato per alcuni anni nella sua qualità di console di Francia. Gli sgraffignatori, l'arte insomma, vagabondi di Civita Vecchia, cui Ceccherini dedica una canzone delle sue, tenevano ancora in vita la tradizione del nido. Vivevo nell'incognito, fregando il nostro prossimo, svuotando qualche quartiere. Coi feri del mestier. Questa è magnifica, eh? Chi conosci Armando Storti, praticante in case forti, tipo timido per cui quel mestier non è per lui. Ogni volta che gli agenti chi lo ferma il battidenti e il tartaia cosa mi, come, dove, quando, chi. No che entro, non so niente, sono un povero innocente, di sta storia sono all'oscuro, quella notte ve lo giuro, mentre trovavo coi amici all'osteria per la briscola e 300 in pedemia, sono un povero innocente, non so niente, non so niente. Giudice, fate venire avanti l'accusato. Grazie a tutto. Presente? Sempre voi, vergognatevi, 12 anni che sono qui e 12 anni che mi vedo troppo spesso. No, colpa mica mi se non l'ha fatto carriera. Il vostro nome? Giuseppe Grattatutto di anni 26, mesi fuori e mesi 30. Nato? Sì. Come sì? È quello che su quello di che sono nato. Ah, intendo dire in che anno siete nato. Ah, io ero troppo piccio, non mi ricordo. Dove e quando siete nato? A Trieste, 24 ottobre 1894, in via delle Giudecche al numero 9, quinto piano, porta 24, del mercoledì mattina, più o meno che Dio la mandava. Bisogna ancora di pagare la levatrice. Condizione sociale? Vittima del capitalismo! Viva i poveri e abbassa i fiori! E che cosa vi ha condotto qui? Due carabinieri, signor dottore! No, domando il motivo! Ma... e chi lo sa?
O che giuro che mi non ho fatto mai del male ad anima viva. Mentite, avete svaligiato una tomba. La vedi che non mento? Dentro non vi era di sicuro anima viva. L'avete aperto col cosiddetto piede di porco. Ah, una cara memoria del mio povero papà. Avete scassinato un negozio di formaggi. E che era la scritta in vetrina, formaggi da grattare, mico a grattare. Avete 8 anni e senza beneficio. Via, 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 ricordate che non voglio vedervi più. Ma cosa è la che idea di andare in pensione? Andiamo, va? C'è la numero 78, secondo piano, quella con i caloriferi. Sani...